Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata qui di Farming Simulator 22 su questa mappa. Già mandato un po' avanti il nostro trattore che sta tagliando l'erba su questo campo. Guardiamo un po' al lavoro. Come potete vedere, ho impostato il nostro cosplay a tagliare l'erba. Vediamo cosa succede. Andiamo a vedere cosa fa l'altro. Sì, l'altro ho inviato anche lui sul campo. E vediamo di fare anche questa missione. Il tempo non ha intenzione di cambiare. Io non vorrei capire quando smettesse. Sono già le 9, così che possiamo fare anche qualche altra missione. Ma quello ci ha tagliato, ha fatto una bella impressione a U. Vediamo se c'è qualche altra missione che possiamo fare nel frattempo. Allora, volge balle no perché lo stiamo già facendo su quello. Coltivazione, stiamo facendo anche su quella. Fertilizza, fertilizza, fertilizza. Mietitura. Green Factory. Le patate sarebbe una bella missione che possiamo fare dopo. Quello che adesso questo tempo qua non ce li farò raccogliere, vediamo. Questo non ce lo farò neanche. E la semina la facciamo dopo. Queste sono una, due e tre missioni. E una volta finite quelle possiamo fare anche queste. 50, 50. 150, 200, cominciamo piano piano. Io ovviamente come ho impostato il campo, per prima cosa vorrei iniziare con le mucche. Cosa ne pensate? Avete qualche altra idea? Iniziare con qualcos'altro? Scrivetelo. Questa piccola collaborazione con voi, vediamo cosa possiamo fare. Io direi di iniziare con le mucche, visto che le mucche mi danno sia il latte, mi danno anche il liquame, mi danno anche mettiamo qua la cacca. Che possiamo utilizzare per fertilizzare i campi o per venderlo. E questa roba qua la possiamo vendere secondo me al nostro impianto di biogas. Andiamo a vedere. A proposito, ci serve anche una piccolo rimorchio con l'acqua perché dobbiamo iniziare anche con le nostre serre. Dov'è? Qui. Allora, vediamo. Non si va più l'erba, lì si finisce. Dov'è? Di qua, dove lo prende? Biglia Nord, perfetto. Biglia Nord, Biglia normale, che è quella a sud. Poi abbiamo il concime. Biglia e Biglia Nord, infatti possiamo venderle tutti e due.
qualche soldo lo facciamo. Oltre a questo, con il liquame e il concime possiamo produrci anche il nostro fertilizzante, visto che in fattoria, dov'è? È qui, andiamo a vederlo, visto che in fattoria abbiamo la nostra produzione di fertilizzante, che è qua. Ah, questo se non l'hanno cambiato, vuole fertilizzante e fertilizzante, vuole concime e liquame, penso che vada bene. Andiamo a vedere come si è messi qua. Ecco, questo sta iniziando già il secondo passaggio, quasi quasi. Tu cosa ci fai qui? Ah, tu sei, vieni disturbato da questo. Tanto noi con questo adesso iniziamo a lavorare piano piano. I vostri uccelli fanno un casino. Il rumore di questo piccolino elettrico mi piace. Capito perché, ma mi lascia questa parte intera qui in mezzo. Pure era 10 metri, dov'è? 10 metri. Io cosa ho impostato? Non ho impostato 10 metri. Sì. Vediamo se ce le fa vedere. Non ce lo fa vedere. No. Forse se toglievamo qualche centimetro era meglio. Eh sì. Vabbè, ma ormai, ma niente, ormai lasciamolo così. Tanto, vedrai che non è tutto questo. Non penso che... Oh. Non penso che si faccia tutta questa differenza, quel po' d'erba lì, che a quanto sembra se ci passiamo sopra con questo. No, no, rimane, rimane. Con questa mappa ce la prenderemo con comodo, tanto penso che sarà un bel progetto lungo. Non voglio fare le cose in velocità, arrivare subito ai milioni, e c'è tempo. Ehi, non ti bloccare. Anche perché più avanti sicuramente conoscendo il modder della mappa verranno fuori tantissime produzioni. Nelle versioni precedenti c'erano i liquori, il whisky, c'era i cereali, c'era lo zucchero, c'era lo zucchero insieme alle torte, il pane. C'era tanta roba. Molti di più di quelli che sono installati nel proprio gioco originale. Infatti la giocavo volentieri perché queste produzioni nel
Farming Simulator 19 non c'erano, a meno che non andavi a prenderti una di quelle mappe dove erano queste cose installate. Allora ho iniziato con questa Farming Simulator 17, questa qua era una delle prime che aveva tante linee di produzione. Poi in Farming Simulator 19 ne sono uscite anche delle altre. Ma visto che questa è la prima di quelle vecchie che avevo io nel Farming 2017, ho detto, dico, cominciamo subito un bel progettino con questa. Qui di sicuro non finiamo tanto presto, anche perché se dopo dobbiamo fare anche le balle, per fortuna che abbiamo i nostri aiutanti che ci aiutano. Vedo anche dalla finestrina là sopra, da sinistra in alto, che anche l'altro aiutante sta già lavorando. A proposito, per chi volesse sapere come funziona impostare in autodrive e courseplay in modo che facciano tutto da solo o che qualsiasi cosa, la trovate nelle descrizioni, vi metterò i link che portano ai tutorial sia di autodrive che di courseplay. Mi ero dimenticato che finalmente ha smesso di piovere. Passiamo un po' il tempo. Dobbiamo iniziare un'altra missione. Vorrei iniziare quella con la raccolta delle patate, ma lì ci dobbiamo stare dietro, visto che la capacità del mezzo lì, del raccoglipatate, non è tantissima. Che è successo lì? Perché le macchine? Beh, noto che questo problema, che le macchine si fermano vicino ai nostri aiutanti che sono Courseplay o Autodrive, esiste ancora. Comunque, in questa versione di Farming hanno inserito dei sonori che sono abbastanza forti. Vedo, sento gli uccelli in modo fortissimo. Però mi piacciono tanto i rumori che fanno, i suoni che hanno i trattori e le attrezzature. Avviciniamoci un po'. Eh sì.
Diamo uno sguardo all'altro aiutante, vediamo cosa fa. Ah, eccolo qua. Vediamo i suoni anche di questo. Bene. Ok, ragazzi. Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Alla prossima. Ciao.